Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Frank. Allora, con un po' di ritardo faccio il video del post partita Frosinone-Napoli. Il Napoli si aggiudica la gara per 2-0 con due bellissimi gol, uno sul calcio di punizione di Mertens nel primo tempo e il raddoppio di Amin Younes nel secondo tempo. Allora, partita piuttosto scontata per la netta superiorità tecnica del Napoli sul Frosinone, anche se sullo 0-0 bisogna dire, come al solito, qualche svarione difensivo del Napoli aveva innescato un contropiede del Frosinone che, dicevo, sullo 0-0 aveva avuto la prima grandissima occasione da gol sprecata, e poi da là in poi il Napoli ha preso il pallino del gioco in mano senza anche avere grossi ritmi, senza fare una grandissima partita, però facendo prevalere, ripeto, la superiorità tecnica evidente. Da un calcio di punizione poi al limite dell'area, Mertens faceva la prodezza e con questo gol raggiunge Maradona nella speciale classifica di tutti i tempi per quanto riguarda i calciatori del Napoli nel campionato di Serie A. Quindi con un grandissimo calcio di punizione quasi all'incrocio dei pali, dove il portiere non può arrivare, sblocca la partita e porta il Napoli sull'1-0. Nella ripresa ancora Napoli in gestione, più volte sfiora il 2-0. È l'unica pecca di questo Napoli di questo periodo che non ho capito, a parte i pali e le traverse, che siamo arrivati per ancora quota 24, record addirittura mi sembra europea europeo per quanto riguarda i legni colpiti quest'anno. Sfiora più volte gol, fino a che poi una grandissima azione di Amin Younes, questo calciatore che più va avanti nella stagione, più recupera la forma fisica, più mi sembra un giocatore sul quale puntare sicuramente per il futuro. Parte sulla tre quarti, evita un paio di avversari, scambia con l'1-2 di pregevole fattezza con Milik, si presenta in area di rigore, una finta per evitare altri due difensori, palla in buca d'angolo per il 2-0. Grandissimo gol veramente di Amin Younes, che in questo modo praticamente chiude la partita. Poi Napoli potrebbe anche fare altri gol. Ripeto, come al solito è un periodo che Napoli produce molto ma concretizza poco. E il Frosinone ha fatto la sua onesta partita, ha avuto anche lui qualche occasione da gol, però la differenza tecnica era evidente. Il Frosinone forse ormai quasi rassegnato alla retrocessione, voleva aprire una piccola parentesi al pubblico di Frosinone, perché hanno incitato e cantato tutta la partita, nonostante ormai una retrocessione quasi conclamata, manca solo l'aritmetica certezza, ma con la differenza di punti che c'è con la quart'ultima, ormai manca pochissimo per la retrocessione. E quindi comunque volevo fare i complimenti al pubblico ciociaro, perché veramente è un pubblico molto corretto, ad incitare la propria squadra, ad applaudire i propri beniamini fino all'ultimo, quindi un pubblico che merita, e spero che al più presto possano tornare alla massima serie, perché a differenza di quello che dice De Laurentiis, queste realtà sono il vero tesoro del calcio italiano, perché sono quelli che poi producono i campioni per le altre squadre, queste realtà così piccole che fanno tanti sacrifici per arrivare a dei livelli inaspettati. Quindi il Frosinone per me è una bellissima realtà, e spero che al più presto, se dovessero retrocedere, possono risalire al più presto nella massima serie, perché lo merita sia Frosinone che il pubblico che sostiene questa squadra. Per quanto riguarda i singoli, allora, quello che a prescindere dal valore dell'avversario, però ho visto in ripresa molti giocatori, soprattutto a livello fisico. Secondo me ha fatto una buona gara Gulam, non ancora il Gulam che sapevamo prima degli infortuni, però secondo me l'ho visto in netta ripresa con una corsa un po' più facile, quindi l'ho visto in netta ripresa, e questo fa ben sperare per il futuro, perché su quell'alto sinistra abbiamo bisogno di nuovo di un giocatore che spinge come Gulam prima degli infortuni, dicevo. In ripresa anche molto meglio rispetto alle ultime uscite Fabian Ruiz, anche lui credo che dopo l'influenza che lo costrinse in ospedale qualche settimana fa, credo stia riprendendo la forma fisica, quindi lo vedo molto più brioso e molto più propositivo, quindi ha fatto secondo me anche lui oggi un'ottima gara. Bene, secondo me, i due attaccanti, Mertens e Younes principalmente, secondo me migliori in campo, molto propositivo Mertens, di nuovo su tutte le azioni, molto propositivo, mi è piaciuto tantissimo Mertens, sembra un po' tornato
il Mertens di qualche mese fa. E la sorpresa Younes, oggi secondo me è in assoluto il migliore in campo. Ogni volta che prendeva palla saltava il primo uomo facilmente, ha sempre creato superiorità numerica in attacco, dei tocchi e dei passaggi di buonissima fattura, un gol fantastico. Secondo me, sia per la preparazione e lo scambio e l'intesa con il compagno di squadra Milik, sia per poi la freddezza sotto porta nel mettere la palla nell'angolino basso. Quindi una sorpresa sempre di più per questo giocatore che secondo me, come prospetto, come futuro sostituto di Insigne, che credo sia destinato alla partenza alla fine di questa stagione. Per quanto riguarda un po' le delusioni, un po' sottotono invece Calleon, un autore di una grandissima partita, tra l'altro si è divorato anche un paio di occasioni da gol abbastanza clamorose, e quello che è sempre impalpabile, secondo me, non mi dite niente, ma a me non, proprio non riesce a piacere questo calciatore, Zielinski, che ha fatto il compitino, però un giocatore che per lunghi tratti della partita non si vede proprio, praticamente assente dal campo per molti minuti di gioco, quindi a me è un giocatore che non mi esalta più di tanto. Spero che possa trovare un proprio equilibrio all'interno di questa squadra e dare un apporto maggiore. Se, certo, quando parte pallapiede da quegli strappi è fantastico, però vive a luce intermittente, quindi ha questo limite che ci sono dei momenti della partita dove praticamente non lo si vede in campo, quindi non incide più così, in maniera così determinante durante tutto l'arco dei 90 minuti, quindi non lo so, non è un giocatore che a me continua a non convincermi. Per il resto, reparto difensivo, buona prova di Luperto, questo sono un altro giovane sul quale puntare, lavorare, perché il suo lo fa, molto efficace, senza fronzoli, un difensore fisicamente molto tosto. Secondo me su questo giocatore si può lavorare perché può far parte della rosa del Napoli, almeno nei quattro centrali, secondo me ci può stare. Servirebbe a Napoli un altro centrale perché tra Maximovic, scusate, Kirikesh per problemi fisici, Maximovic che a volte potrebbe giocare anche sull'out, secondo me servirebbe a Napoli un altro difensore qua alla fine di questa stagione. Però io punterei anche su questo ragazzo che ogni volta che viene impiegato a me non dispiace per niente. Koulibaly, buona partita con poche sbavature, ma quid propositivo e secondo me anche attento in fase difensiva. E ripeto, su Gulam sulla sinistra che lo vedo in ripresa. Quindi buona gara tutto sommato per il Napoli, non giocata a ritmi elevatissimi, però i 3 punti erano importanti, il Napoli arriva a più 8, quindi si riprende un po' di margine sulla terza, mette un buon marcio di nuovo sulla quinta in classifica e quindi per la zona Champions. Erano gli obiettivi che ormai Napoli deve raggiungere per almeno arrivare secondo e quindi consolidare quella posizione in cui il Napoli è stato tutto il campionato, e sarebbe veramente un peccato lasciarsela sfuggire. Quindi buona gara tutto sommato per il Napoli e quindi 3 punti importanti secondo me per il consolidamento del secondo posto e per una vera apprensione per le ultime gare per la conservazione del posto Champions, che secondo me il Napoli a questo punto merita tutto. Va bene, quindi bella gara del Napoli, tutto sommato, niente da dire. Ci sentiamo per le partite serali e di quelle delle 15, soprattutto scontri salvezza, quelle delle 15. Ci sentiamo quindi a più tardi. Un saluto da Frank e al prossimo video.